Sono Tina e sono credente. Tina! Ciao Maurizio, ateo. Ciao Tina, ciao, che bello vederti. Sai che sono proprio contento? Sei sempre così carina con me, sei sempre così dolce. Ma cosa deve tutta questa gentilezza? Ma no, ma io sono davvero contento che poi tu sei proprio una personcina a modo, così gentile. Grazie. Ma sì, poi ti prodighi sempre per me che sono ateo, per farmi capire un po' di cose della Bibbia. Si sente che sei una persona buona, insomma. E poi sono sicuro che sono cose che poi tu applichi nella vita, no? Ci provo, insomma, ci proviamo tesoro, tutti. Tesoro, scusa, guarda che una cosa. Anche questa cosa del perdono, no? Beh, è bella, perché poi tu sicuramente sei una persona che applica questi concetti fondamentali e basilari nella vita, così, nei rapporti personali, che sono delle radici profonde, no? Bibliche. Sì, brava. Ci provo, insomma, come tutti cerco di mettere in pratica la parola di Dio. Mi si apre veramente il cuore pensando che lavoriamo insieme. Io quando penso a te, proprio sei la giornata di sole, anche se c'è una pioggia torrenziale. Guarda Maurizio, mi stai dicendo delle cose bellissime, anche perché tante volte mi dico, lavoriamo insieme, così parliamo, facciamo, però io non so mai veramente cosa pensi di me, anche dei miei principi, dei miei valori, di quello in cui io credo. Ecco, mi fa piacere che tu la pensi così, perché io veramente mi sforzo ogni giorno di fare le cose che sono scritte nella Bibbia. Ma si vede tutti i giorni, che proprio, ma anche con le altre persone, quando vai al bar con il barista, ma guarda, proprio si vede che proprio, ma tu sei quella tipica persona che ad esempio se uno inavvertitamente ti tamponasse la macchina, oppure magari, che ne so, si impigliasse sul tuo impermeabile e ti fa uno sbrego da qui a qui. Sei una persona che applica questi concetti belli e importanti, biblici, che sono quelli appunto del perdono. Dimmi solo quale delle due. Tutte e due. Non importa, in fondo sono solo degli oggetti. L'avevo appena fatta verniciare, l'avevo...